Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale dedicato al modellismo dinamico. Io sono Issam e oggi vediamo come vola questo quadricottero. In realtà di solito io faccio come seconda parte l'analisi tecnica del quadricottero, così vi permette di poter scegliere se acquistare o non acquistare il quadricottero, però so che tanti di voi sono molto curiosi di vedere come vola, visto che questo ha le braccia inclinabili in volo, e io sono personalmente molto entusiasta di farvelo vedere. Questo non vuol dire che questo quadricottero è perfetto, ha i suoi pro e i suoi contro che vedremo nella terza parte di questa recensione. Intanto vi faccio vedere una cosa necessaria da fare è legare bene la ricevente del quadricottero, perché è attaccata solamente con un biadesivo qui, e secondo me con 2-3 atterraggi ve la trovate sotto la gambina o risucchiata dall'elica, ed è un problema grosso. Intanto anche andrebbero riposizionate bene le antenne del quadricottero. In questo momento io non lo faccio perché non volerò molto lontano, però vi consiglio di farlo eventualmente se acquistate questo quadricottero. Un'altra cosa che vi dico, un'anticipazione della analisi tecnica che volevo fare, è la questione del servo. Chi di voi ha già esperienza negli elicotteri o negli aerei sa già che se un servo riceve una botta, di sicuro si rompono gli ingranaggi o si rompe il servo, anche se gli ingranaggi possono essere metallici, ma il punto fragile di un elicottero fondamentalmente o le cose che si rompono molto spesso sono i servo. Lo stesso vale anche per questo quadricottero: se prende una botta mentre il servo è attivo, di sicuro rompete il servo. Quindi se volete acquistarlo lo stesso, prima di vedere l'analisi tecnica, vi consiglio di comprare 2 o 3 servo di scorta da mettere da parte, perché al primo atterraggio sbagliato o la botta che prendete, questo servo sarà rotto. Per quanto riguarda invece il resto, per quanto riguarda la robustezza di questo quadricottero, direi che è nella media dei quadricotteri della sua classe o dei suoi simili. In ogni caso, questo lo approfondiremo di più nella terza parte di questa recensione. Ecco, prima di iniziare a volare e farvi vedere questo quadricottero come vola, volevo spiegare o rispondere ad alcune domande che avete fatto sotto nei commenti del video precedente per quanto riguarda come funziona il tilt o l'inclinazione dei motori. Praticamente questo quadricottero è collegato esattamente come un quadricottero normale al flight controller, tranne il canale 2. Il canale 2 non passa per niente nel flight controller, ma è collegato direttamente al canale del pitch della ricevente, e quindi non possiamo assolutamente controllare l'inclinazione in avanti e indietro del quadricottero, ma possiamo controllare solamente l'inclinazione delle eliche. E da questo potete dedurre che non è possibile pilotarlo in modalità acro o modalità rate, ma possiamo pilotarlo solamente in modalità stabilizzata. Ma questo quadricottero, a differenza di tutti gli altri quadricotteri che ho mai provato ready to fly che non erano ready to fly, questo in realtà ready to fly ed è programmato in questo modo. Praticamente prima di decollare dobbiamo mettere lo switch C in mezzo e lo switch B deve essere in avanti, e questa praticamente è la modalità stabilizzata. Se invece mettiamo lo switch B verso di noi, praticamente vogliamo in modalità rate. Però la modalità rate riguarda solamente il roll, non riguarda il pitch, perché se andiamo avanti con lo stick destro, praticamente le nostre eliche avanzano in avanti; se lo lasciamo, le eliche tornano normali. Invece se utilizziamo lo stick per fare un roll a destra o a sinistra, facciamo così, lasciamo in mezzo, lui continua ad andare a destra o continua ad andare a sinistra. Quindi possiamo mettere solamente il roll in rate, ma per quanto riguarda il pitch non possiamo metterlo in rate, dobbiamo metterlo in modalità per forza stabilizzata. E da questo possiamo dedurre che è completamente inutile volare in modalità rate con questo quadricottero, perché è un po' strano o insolito e non ha senso averlo. Perciò sarebbe utile anche disattivare direttamente lo switch B. Per quanto riguarda lo switch C, anche lì c'è una cosa veramente assurda, che se siete in volo e spingete questo in avanti, praticamente controlla l'inclinazione delle eliche e le vostre eliche rimarranno completamente in avanti, nonostante che muovete
lo stick del pitch non si muovono, rimarranno così. Se lo mandate indietro va indietro, perciò è molto pericoloso questo switch, e io nella seconda parte cercherò di farvi vedere come disattivare questa cosa. Detto questo, per come vola questo quadricottero, per come è concepito, secondo me potremmo anche fare a meno della modalità rate o la modalità angle, come viene chiamata in clean flight o beta flight. Adesso andiamo a vedere come vola questo quadricottero e la sua performance massima. Questa è praticamente la potenza verticale di questo quadricottero con una batteria 4 celle 1300 mAh. Questo è il volo di questo quadricottero, così come uscito dalla scatola, senza ritoccare niente sul programma. Sicuramente si possono migliorare sia i PID che anche altre impostazioni, però devo dire che per essere ready to fly è ready to fly. Iniziamo a volare, vediamo l'avanzata di questo quadricottero, è una cosa veramente impressionante come avanza. Vi faccio vedere adesso, nonostante che ci sia tantissimo vento, è una roba impressionante, come anche come frenata. Ecco, vanno aggiustate sicuramente le impostazioni dei PID. Ha una frenata incredibile quando si vuole frenare. Si ferma istantaneamente. È proprio bello come vola. È un'esperienza nuova, devo dire. E il comportamento non è standard in realtà, quindi non è facile da pilotare, e non la raccomando assolutamente a un principiante, a un esperto o livello intermedio, ma anche esperto, devo dire che è molto intrigante. Adesso vediamo com'è in FPV, che sicuramente ci rendiamo conto di più della differenza di volo tra questo quadricottero e un quadricottero normale. Come potete notare dall'immagine qua, siccome c'è un po' di vento, l'immagine non è proprio chiara. Ci sono un po' di vibrazioni, queste vibrazioni causate dalle impostazioni dei PID che non sono perfette, però devo dire che così com'è uscito dalla scatola va bene anche. Sullo schermo non abbiamo OSD, quindi dobbiamo contare sul buzzer installato sul quadricottero, che ci avviserà della batteria scarica. È un peccato che non c'è un OSD. Devo dire che pilotare in questo modo con la telecamera non inclinata in FPV è molto preciso. Ovviamente, se avete delle domande potete lasciarle come al solito giù nello spazio e commenti. So che ne avete tante, quindi fatele e cercherò di rispondervi nella terza parte di questa recensione. E come al solito vi lascio sotto nella descrizione di questo video il link al prodotto con delle informazioni utili che vi consiglio di andare a leggere sempre. Se vi piace questo video, non dimenticate di cliccare sul tasto mi piace, e se non siete ancora iscritti potete cliccare qua per iscrivervi ed essere aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Grazie a tutti e ciao, alla prossima.